Su questo cesto dimmi già. Sì, dimmi. Io vado a accendere, le bottiglie. La metto in coppola. Mi avvicino a loro. Non lo so. Se venite un po' più in qua così riusciamo a far entrare ancora un po' di gente. Tanti ci hanno chiesto come mai la chiesa è chiusa, cura del Signore Gesù. È un giorno di grande silenzio, di attesa, un silenzio non fatto di rassegnazione ma di fiduciosa speranza. Un silenzio che viviamo nell'oscurità ma attorno ad un fuoco che tra un po' verrà benedetto. A questo fuoco si accenderà il cielo pasquale, cielo anche quest'anno preparato dalle mani amorevoli di alcune monache di clausura, fatto con cera d'api, come vuole la tradizione. Questo cielo prenderà luce e pian piano a questa luce ognuno di noi accenderà la sua candela, entreremo in chiesa seguendo tutti il cielo avanti e noi dietro. Dobbiamo cogliere il significato di una simbologia antica e saliente. Il cielo avanti è il segno di Cristo Signore e noi lo seguiamo. Entreremo nella chiesa buia, ma pian piano questa chiesa prenderà luce. Grazie alle luci che ciascuno di noi porteremo, accendendo le candele ma soprattutto accendendo i nostri cuori. Ci prepariamo in silenzio, poi facciamo un po' di spazio qui in mezzo al centro per far passare il vescovo, i sacerdoti e i ministranti. Credo che avesse bisogno di candele, ce ne sono ancora. No, sono lì. Luca. Non è che passa. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Vivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione al sacramento. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la piena vita della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino, rinnovati nello Spirito, alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il ciclo pasquale viene preparato per l'accensione, verranno conficcate nel cielo 5 grani di incenso che ricordano le stimmate, le piaghe del Cristo crocifisso, e verrà segnato il tempo, l'alfa e l'omega, e anche questo anno per il quale questo cielo resterà acceso nella nostra Chiesa. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, alfa e omega. A Lui appartengono il tempo, e i secoli. A Lui la gloria e il potere. Per tutti i secoli in eterno. Amen. avvicinarci verso la chiesa ora, seguendo tutti il cielo pastorale. Cristo, luce del mondo, entreremo preoccupati di seguire questa luce, di seguire il cielo piuttosto che di andare a occupare il posto, altrimenti corriamo il rischio anche di perdere il senso di questo piccolo ingresso nella nostra chiesa. Accanto a Cristo, luce del mondo, rispondiamo tutti cantando, rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Il cielo, i sacerdoti, i santi, il coro, le confraternite. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Le candele già accese possiamo accendere tutti le nostre luci. sul quale viviamo la seconda parte di questo tempo santo e bellissimo, mettendoci in ascolto della sua parola. Dio ci parla, nel parlarci ci porta a fermarci, a percorrere le tappe di una lunga storia d'amore tra noi e Lui, tra Lui e Lui. Storia di patti, di tradimenti, di fiducie ancora date alla nostra umanità, storia che arriva fino a quest'oggi, storia che non finisce, storia della quale ciascuno di noi ne è parte. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Chiamo il Signore, su per la sua vittoria. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò terrore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunziato con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiano. Ravviva la nostra sete di salvezza, perché soltanto per l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie della tua giustizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Potenza immutabile, luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Restiamo in piedi e, dopo aver trascorso un tempo di silenzio da giovedì santo sera fino a questo momento, tempo nel quale anche le campane sono stati in silenzio, avvertiamo il bisogno di gridare la nostra gioia, il nostro rendimento di grazie a Dio, di riconoscere la sua gloria. Le campane torneranno a suonare, le luci della Chiesa illumineranno questa cattedrale, soprattutto i nostri cuori esulteranno, daremo voce alle trepidazioni che ci portiamo dentro. Cantiamo la gloria del Signore. Questa santissima notte, con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato, ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, Cristo Gesù. Parola di Dio. No.